Ne sono convinto, il futuro è già iniziato perché una fase che è stata la fase industriale deprimente per il Sud a questo punto è saltato. Noi viviamo in un mondo che non è il mondo dell'industria ma è il mondo del web, è il mondo della globalizzazione e ai nastri di partenza non dico che il Sud sia uguale al resto d'Europa, però ha più titoli di correre di quanti ne aveva 10 o 20 anni fa, quindi ne sono davvero convinto. Qual è secondo lei, tanti hanno dato insomma le loro ricette, tra virgolette, le loro prospettive, secondo lei soprattutto per i giovani, per investire nella propria terra, quali saranno le carte vincenti? Considerarsi nel Sud come se fossero a Londra o come se fossero in un altro posto d'Europa, nel senso di essere poliglotti, di conoscere le nuove tecnologie, di inventare e sperimentare in queste nuove tecnologie, cioè di non partire pensando che devono fare una strada per mettersi al pari con il resto del paese, ma a nutrire ambizioni come se il Sud fosse già all'avanguardia.